Yannis Bournos. Cari compagni e compagne, on behalf of Syriza and Alexis Tsipras, I salute the founding Congress of Sinistra Italiana. I convey the best wishes of the Greek left and the Greek people for a successful Congress that will lead to the restoration of a unitary and victorious Italian left. Cari compagni, da parte di Syriza e di Alexis Tsipras auguro il meglio al congresso fondativo di Sinistra Italiana. Vi porto i migliori auguri della sinistra greca e del popolo greco tutto per un proficuo congresso che possa portare ad una rinnovata e vittoriosa sinistra in Italia. The state of the Italian left, its fragmentation, its weakness, has been a source of great sadness for us in Syriza. How could the inheritors of the greatest political and intellectual tradition of the left, that of Gramsci, Berlinguer and Ingrao, how could they fail to pose a serious challenge to the ruthless neoliberalism of Berlusconi and the social liberalism of Renzi and PD? Lo stato della sinistra italiana, la sua frammentazione, la sua debolezza è stata causa di grande tristezza per noi in Syriza. Com'è possibile che gli eredi della più grande tradizione politica e intellettuale della sinistra, quella di Gramsci, Berlinguer e Ingrao, non siano stati riusciti ad opporsi da un lato al più spietato neoliberismo di Berlusconi e al social liberismo di Renzi e del PD? We ask this question because we are children of the same tradition and moreover because we see our Italian comrades as fratelli and sorelle, as our co-fighters in Genoa in 2001, in Firenze in 2002, in all the great battles of the no-global and the anti-war movement. Ce lo chiediamo perché siamo figli della stessa tradizione e soprattutto perché vediamo i nostri compagni italiani come fratelli e sorelle, come partigiani della stessa lotta a Genova nel 2001, a Firenze nel 2002, ma in tutte le battaglie no global e nei movimenti contro le guerre. Italy and the Italian working people need the strong party of the left, especially at this moment of crisis, when Italy is at the mercy of the authoritarian German and Eurozone neoliberal policies, and its workers are trapped in a slow-grinding internal devaluation of their income. We have to change this and change it now. L'Italia e i suoi lavoratori hanno bisogno di un partito di sinistra forte, specialmente in questo momento di crisi, dove l'Italia è alla mercé delle politiche neoliberali tedesche e dell'Eurozona, dove i suoi lavoratori sono intrappolati all'interno di un circolo vizioso di svalutazione dei propri salari. Dobbiamo cambiare questa situazione, dobbiamo farlo adesso. The European South, and especially the Eurozone South, also needs a strong Italian left. We in the South share a common fate. We are the victims of a seriously dysfunctional currency union, a union set up to work against our economies. Unemployment and precarity prevails in our societies and destroys the future of our youth. Our social rights are being abolished and our industries are declining.
Il sud dell'Europa e dell'Eurozona ha anch'esso bisogno di una forte sinistra italiana. Noi del sud condividiamo lo stesso destino. Siamo le vittime di un'unione monetaria disfunzionale, un'unione che nel suo fondamento agisce contro le nostre economie. Disoccupazione e precarietà prevalgono nelle nostre società e distruggono il futuro della nostra gioventù. Si stanno eliminando i nostri diritti sociali, mentre le nostre economie sono in costante declino. Therefore, it is Europe itself that is in a desperate need of a credible and radical left alternative in Italy. We firmly believe that everything in Europe would have been different during the crisis years if there was a united left in Italy to challenge austerity and organize the resistance of the Italian people, to propose a progressive alternative to the so-called reforms of Renzi and Berlusconi, and to question austerity policies dictated by the German government. Per questo è l'Europa stessa ad avere un disperato bisogno di alternativa, di sinistra credibile e radicale in Italia. Siamo profondamente convinti che tutto sarebbe stato diverso in Europa in questi anni di crisi se solo una sinistra unita in Italia si fosse opposta all'austerità ed avesse organizzato la resistenza del popolo italiano. Se si fosse proposta un'alternativa progressista alle cosiddette riforme di Renzi e di Berlusconi e se si fossero messe in discussione le politiche di austerità imposte dal governo tedesco. This progressive alternative is the urgent task ahead of us. Achieving the unity of the Italian left is the first step towards forming a broad alliance in Europe, pulling together left parties, Greens, and radicalized social democrats who abandon the grand coalition with the conservatives. This is the main condition that will allow us to challenge the authoritarian establishment that is crushing our countries and our peoples, opens the door to right-wing extremism and has thrown Europe in an existential crisis. Creare questa alternativa progressista è la sfida davanti a noi. Raggiungere l'unità della sinistra italiana è il primo passo verso la formazione di una grande alleanza in Europa, in grado di mettere insieme i partiti della sinistra, gli ecologisti e i socialdemocratici radicali, che vogliono abbandonare la grande coalizione con i conservatori. Questa è la condizione per sfidare l'establishment autoritario che sta schiacciando i nostri paesi e i nostri popoli, aprendo le porte agli estremismi di destra e che ha gettato l'Europa in una crisi esistenziale. Portugal gave us the example of a progressive anti-austerity coalition. In Spain, Unidos Podemos are the main opposition to Rajoy, and other countries may follow. The dilemma of turning left or becoming irrelevant is cutting through European social democracy. For this dilemma to have the desirable effect, there needs to be a dynamic presence of a left challenger with the potential to change the political and ideological agenda. Il Portogallo ci ha dato un esempio di coalizione progressista in chiave anti-austerity. In Spagna, Unidos Podemos rappresenta la principale opposizione a Rajoy e altri paesi potrebbero seguire la stessa strada. La socialdemocrazia in Europa deve far fronte ad un dilemma: svoltare a sinistra o diventare irrilevante. Affinché questa sfida porti ad un risultato positivo, c'è bisogno di una presenza dinamica che da sinistra abbia la capacità di cambiare l'agenda politica e di pensiero. We are aware that this is not an easy task. Unity, dedication to the political project, a strong collective spirit and pluralism are the indispensable elements that will help you create the party you want, the party we need. We should always build on the thing that unites us and instead of those that divide us. Lo sappiamo, non è facile. L'unità, la dedizione al progetto politico, un forte spirito collettivo e pluralista sono elementi indispensabili per creare il partito che voi volete, il partito di cui noi abbiamo bisogno. Dovremmo sempre costruire sulle cose che ci uniscono invece di quelle che ci dividono.
There is ground for optimism. The strength of this Congress is that all comrades that are present here came with the commitment to overcome the disappointments of the past, to create the great alternative left that will transform Italy and European politics. Syriza will stand on your side in every step of the way. We will be in this together. C'è spazio per l'ottimismo. La forza di questo congresso è che tutti i compagni qui presenti sono venuti con l'impegno di superare le delusioni del passato, di creare la grande sinistra alternativa che trasformerà l'Italia e la politica europea. Syriza sarà al vostro fianco in ogni passo di questo percorso. Saremo sempre insieme. Cari compagni e compagne, fratelli e sorelle, uniamoci per cambiare l'Europa. Abbiamo adesso anche troppo tempo. E viva la sinistra unità, viva la sinistra italiana! Grazie. Grazie mille, Iannis.